Bentornati, pace e bene. Oggi, 22 novembre, noi ricordiamo Santa Cecilia. Ascoltiamo. Cecilia, nata da una nobile famiglia a Roma, sposò il nobile Valeriano. La leggenda che accompagna la sua vita narra che un suono celestiale e voci angeliche avessero, il giorno delle nozze, invaso la casa di Cecilia, che aveva deciso di vivere la castità matrimoniale. La prima notte di nozze ricevette il battesimo per mano del pontefice Urbano I. Il marito la vide prostrata nella preghiera con un giovane. Era l'angelo che da sempre vegliava su di lei. Insospettito, chiese una prova dell'effettiva natura angelica di quel giovane. Questi allora fece apparire due corone di fiori e le pose sul capo dei due sposi. Valeriano, diventato quindi credente, pregò anche per la conversione del fratello Tiburzio, e così fu. Il giudice Almachio aveva proibito, tra le altre cose, di seppellire i cadaveri dei cristiani, ma i due fratelli, convertiti alla fede, si dedicavano alla sepoltura di tutti i corpi che incontravano lungo la loro strada. Vennero così arrestati e, dopo aver convertito anche l'ufficiale Massimo, che aveva il compito di condurli in carcere, sopportarono atroci torture e, piuttosto che rinnegare Dio, vennero uccisi. Poco dopo anche Cecilia venne chiamata davanti al giudice Almachio, che ne ordinò la morte, ma si narra che la santa, invece di morire, cantava lodi al Signore. La leggenda aurea narra che Papa Urbano I, che aveva convertito il marito di Cecilia ed era stato testimone del martirio, seppellì il suo corpo tra quelli dei vescovi e consacrò la sua casa trasformandola in una chiesa, così come gli aveva chiesto. Santa Cecilia, celebrata come patrona dei musicisti, degli strumentisti e dei cantanti, sebbene lei non sia stato nulla di tutto ciò. Vedete un po', a volte il destino fa qualche gioco particolare, eppure lei è la protettrice di tutti questi artisti, la bellezza della musica e la bellezza del canto. Allora vogliamo pregare oggi per tutti i musicisti, gli strumentisti e i cantanti, coloro che veramente spendono tantissime energie, tantissimo tempo per imparare quest'arte nobilissima che è l'arte della musica. Preghiamo per loro affinché possano esprimersi sempre e sempre di più, con il grande invito da parte anche mia di andare a scoprire, a partecipare ai concerti dal vivo, insomma, cercare di incentivare l'arte a casa. Ispirate i vostri bambini più piccoli a suonare uno strumento e ad ascoltare quella che è la produzione artistica dell'uomo, una sua espressione spirituale potentissima e nobilissima. E poi un'ulteriore preghiera, che alla fine tutta questa bellezza sia veramente messa al servizio dell'amore e di Dio. Santa Cecilia, prega per noi.